è troppo tardi. Abbassano la prima macchina. Rispondo in maniera globale. Mi passi il microfono? Sì. Prova, prova. Piccolo intervento per tutti. Nella parte di valorizzazione, avete fatto la registrazione di un marchio come portale applicazione? Quanti l'hanno fatto? Quanti l'hanno considerato? Una? Voi, Splash Mood, avete registrato un marchio? Ok. Fa parte delle immobilizzazioni. Conta che un investimento come budget sulla registrazione di un marchio in Italia sta tra le 200 euro fino a 2000, a seconda delle categorie in cui decidete di registrare il vostro marchio. Se decidete di fare quello comunitario, sono solo per la presentazione 2000 euro. Quindi occhio. Generalmente i grossi marchi registrano, per esempio Fiat, cioè il marchio registrato nel settore auto, però poi estendono questo marchio nel settore abbigliamento, nel settore tazze, nel settore, e quindi trovi i gadget che ti vendono. Molte volte succede che registrandolo soltanto per una tipologia, registriamo Tour & Go per il settore turismo e viaggi, può uscire un'altra azienda che fa Tour & Go per l'abbigliamento e ti fregano una potenziale fetta di mercato futuro che tu non sai mai se potrai avere o meno. Quindi occhio, sono delle valutazioni che dovete fare. Siccome era stata poco trattata e stiamo parlando di lancio di una campagna di marketing per valorizzare il brand prima tutelatelo, cioè registrate un marchio. Dopodiché parte la campagna di valorizzazione. C'è una lista di classi secondo la convenzione di Nizza. Vi scegliete in base a in quale classe volete appartenere, registrate e se ne vanno dalle 200 fino alle 2000 euro. Chiaro? Tutte le informazioni, Ministero Italiano dei Brevetti e Marchi, IBM, modulo C. Vede come la fai.
Molto lavoro in professore.
domanda a Spot, dico che ci attivi i 25.000 euro che arrivano nel mio stato patrimoniale, dove vanno a finire? Sono patrimonio nella valore contributi, quindi oltre a capitale proprio sono contributi premi grandi. Il patrimonio è fatto essenzialmente di tre voci. Ah, ma forse almeno si scrive là, si vede meglio. Fatto essenzialmente tre voci, capitale sociale, utile perdita e riserve di capitale. La tipica riserva per esempio sono gli utili esercizi precedenti, utili barra perdite evidentemente, quindi quello che tu in un anno hai fatto di utile, se non l'hai distribuito diventa una riserva di patrimonio dell'anno successivo. Da un punto di vista finanziario è agevole pensare, capirla questa cosa, cioè se voi fate utili finanziari, quindi effettivamente avete un po' di cassa che avanza alla fine dell'anno perché fate soldi con quello che fate, quella roba se non ve la mettete in tasca ma la lasciate dentro l'azienda non è debito, è patrimonio. Okay? L'affitto della casa, che ho detto, se non avete costi di ristrutturazione e quei soldi dell'affitto quindi sono tutto utile, vanno dentro il vostro patrimonio. Al limite vanno anche a ridurre il debito verso la banca. Fra le riserve, oltre agli utili per esercizi precedenti, oltre a quelle legali e compagnia bella, c'è questa voce qui. Quando prendete contributi a fondo perduto, tipicamente contributi in conto capitale, il principio attivi è contributo a fondo perduto, il principio attivi può essere assegnato a una SRL, non deve essere per forza persona fisica. Ah, devi proprio costituire per avere i soldi, perfetto, quindi va a contributi. Principio attivi sta là. Il capitale sociale deve stare... Il capitale sociale è la base, è sono i soldi che metti dentro. Me ne dico un'altra? No, non vi voglio complicare la vita. No, ci piace. Riserva sulle apprezzazioni. Quando un investitore, nel vostro piano per esempio, avete un SRL con capitale sociale di 10.000 euro. Arriva un investitore che deve metterci dentro 500.000 euro. Beh, 500.000 euro rispetto a 10.000 euro, pappato tutto. E no. Per questo vi ricordate che ho parlato di questa cosa qui. La Primani. Se sta roba vale 1.500.000, e io ci metto 500.000 euro, quanto sono? No, vabbè, diciamo che ci avevo messo 500.000 euro, mettiamolo. Se la Primani era 1.100.000, io ci ho messo 500.000 euro dentro, prendo il 31%. Questo concettualmente vi è chiaro, cioè se la roba vostra vale 1.100.000, 1.100.000, ce ne metto altri 500, diventa 1.600.000, 500 diviso 1.600.000 è il 31%, chiaro. Come facciamo a tradurre questa cosa in termini contabili, visto che il capitale sociale è soltanto 10.000 euro e che se io metto 500.000 euro mi pappo tutto? Facciamo 30% cifra tonda. Immaginiamo che per comodità di calcolo soltanto il capitale sociale fosse 7.000 euro, non è possibile, ma se immaginiamo che lo fosse, deve essere semplificato, vabbè, diciamo che è 7.000 euro, deve essere semplificato, c'è un po' di problemi con i fondi, ma lasciamo stare. Immaginiamo che 7.000 euro fosse il capitale sociale, io faccio un aumento di capitale di 3.000 euro, in modo che 7.000 più 3.000 fa 10.000 e io con 3.000 ho quel famoso 30%. Gli altri 497.000 euro io li verso
e finiscono in una riserva per sovrapprezzazioni. È una di quelle riserve che fanno parte del patrimonio netto. Per cui il mio patrimonio netto sarà sempre di 500.000 euro, 510 per la precisione, anzi 507, composto da 10.000 euro di capitale sociale e 493.000 euro. 493.000 euro di sovrapprezzazione. 497.000 euro di riserva sovrapprezzazione. Io pago tasse su quei 497.000 euro. Sto cedendo il 30% di quote. Cioè faccio un discorso inverso. Sì. Ho una società con 10.000 euro di capitale. Cedo il 3% delle quote. Sì. Il 30% delle quote. Sì, paghi tasse. Per 500.000 euro. Sì. Però faccio rientrare una parte di queste quote come cessione, quindi per capitale sociale. L'altra parte può rientrare in riserva a sovrapprezzo? O no? Devo per forza deliberare l'aumento di capitale? Hai fatto una domanda che non so se ti sei capito. Ripeti la domanda, scusa. Allora, ho una società con capitale sociale di 10.000 euro. Ho trovato un investitore e li sto vendendo il 10% delle quote. Stai vendendo vuol dire che stai prendendo le tue quote e le stai dando all'investitore, non stai facendo un aumento di capitale sociale. Ok, devo per forza fare no, un aumento... Chiedo. No, io le sto vendendo... Allora, senza modificare il capitale... Non stai mettendo soldi dentro la società, stai vorrei mettendo soldi nel tuo portafoglio. No, vorrei mettere soldi nella società. Allora, devi fare un aumento di capitale. Per forza. Se no sono soldi che vanno nella tua tasca. Ok, vabbè. Quindi devi emettere nuove quote. Se vendi quote esistenti, quelle quote saranno di qualcuno per venderle. E vanno i soldi vanno nelle tasche del venditore. Ok. Non apporta altro denaro. Non apporta altro denaro. No, a meno che la società non sia a meno che la società non sia proprietaria di azioni proprie, che però non possono superare il 10 o 20% del capitale sociale, e allora vende quelle, ma lì diciamo sostituisce una voce di patrimonio con un'altra. Ok, da azioni proprie. Quindi devo per forza, di fronte ad un ingresso di un investitore, devo aumentare per forza aumentare il capitale. Sì, 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 scusa. Ma sempre nella misura del 10%, quindi 10.000 euro, quelle 10.000 euro deve dare che sono 10... Non ho capito. Allora, dovrebbe essere, quindi 10.000 euro, lui vuole dare 10%... Allora, oggi il capitale sociale è 10.000 euro. È 10.000 euro. Vabbè. Vuole dare 10% al... A un investitore. A un investitore. Per dare il 10%, per prendere E vuole fare un aumento di capitale. Per prendere quanti soldi? Cioè tu cominci a preoccupare quanti soldi ti servono. Per prendere i 500.000 euro. 500.000 euro. Quindi con quello che abbiamo detto prima... Quanto vale questa società? Questa società vale 1.000.000... No, perché con 500.000 euro non prendi il 10% se vale 1.000.000. Prendi il 30%. Sì, ok. Allora vale, insomma, vale... No, dimmelo quanto vale. Sto facendo il calcolo, esatto. 330... Molto di più. Se con 500 prendi il 10%, quanto vale? 5 milioni. Sì, sì. Post money, pre money? 5 milioni, meno 4 milioni e 5. 4.500. Sei chiaro? Ok, sì, sì, sì. Scusa, non rompevo, ma per capire se te la cosa... Lui deve fare l'aumento di capitale, quindi... Il 10% di 10.000 di 500.000 euro sono 50. Non c'entra niente, non è il 10% di 500.000 euro. Ah, è ok, è del capitale sociale. A capitale sociale devi mettere il 10% del capitale in sociale. In più. Devi fare in modo che dopo l'aumento di capitale io abbia il 10%. Tipo sarà tipo quasi 11.000 euro. 11.000. Scusami, 1.100 euro tipo. 1.100 euro, quindi 11.100 euro. Alla fine vai 11.100, okay. Esattamente. Gli altri 498 andranno in quella... vanno a riserva sulla prezzo. Perfetto. Vai. Sì, sì, ok, ok. Torno su. Scusa. Quindi io dovremmo fare per forza l'aumento di ma le veloce. Ti riduisci le cuore. Aia. Scusami. Prima di andare via ti chiedo di lasciare. Stavo dicendo, ma tu mi hai detto soltanto le due. No? Ma è che nell'altro modo che ci sono le cuore.
tu hai tot azioni, il numero di azioni genere, se tu non fai un momento di capitale non puoi più avere azioni, quindi non hai azioni magari a cuore, ti sta dando solo cuore, scusami. Assolutamente positivo.
esperienza. Grazie.
Ce l'ho, questo pure c'è. No, te lo scrivo.
Complementari per una risposta lunga. Essere complementari in una trasmissione di morte. Le domande di prima, tu hai detto sono uguali, io ti ho risposto sono complementari però in una trasmissione non live. Thank you.
Engagement non c'è.
Che strumento dai? Quante persone contattate da me vanno in discoteca e quindi te lo riesco a rimbare. Non ce l'ho. Con l'Excel, diciamo. Diciamo che ti danno un biglietto. Su quel biglietto c'hai la sigla che era Giovanni De Galo, insieme di quell'evento. E non era Giorgio Scolozzi. Quindi in discoteca prendono questi biglietti e dicono ok, questo è di Giovanni. Cioè alla fine spuntano questo qua, fanno i pacchettini, tu devi avere tanto, non esiste oggi uno strumento informatico. Però, che quello a cui io ho mandato un messaggio e quello sta pagando non ce l'ho, quindi tu dici ti ho questo strumento e ti ho anche lo strumento per tracciare il suo codice e questo sarebbe un'app, che comunque gli utenti dovrebbero scaricare sul loro telefonino piuttosto che andarsi a collegare online e ricevere questo codice, attraverso questo codice acquistare il biglietto. No. Allora come fa? Una sorta di distrazione. Allora come fai a riconciliare il numero di quelli che hanno ricevuto il codice con il numero di quelli che con quel codice hanno comprato il biglietto? Perché quando vanno al botteghino mostrano il codice, stampa. L'evento, il toglio di Giambale e la zappa. E tu me lo devi dire, ma sono del CDO di Parigi. Allora, impara questa cosa in 60 secondi, massimo 60 secondi. Tutto quello che abbiamo fatto in ora, visto che lei mi ha trattato di lei. No, ma ho fatto il danno. Prima dell'esistere già questa cosa, della mia domanda esiste già questa cosa, prima di aver già detto tutto quello che è uscito adesso. Sono tecniche. E mi hai fatto un startup weekend? Devi fare un glitch in 60 secondi. Fammi dire chi sei, cosa fai, devi parlare piano. Chi fa capacità al minuto di raccontare il progetto mettendo in luce tutte le features e tutti i punti di forza? Non è vero, che non viene aperto l'entrata. Io ho detto anche di partecipare alla prossima. Assolutamente, se io fossi stato questo coppo dovrei essere già selezionato ad essere accesso. Veramente te lo dico con Augusto è che il SIS. Non stiamo brevettando, perché stiamo facendo una persona all'idea, quindi non possiamo affrontare totalmente. Giotto, è una buona idea. Tu devi essere il primo che mi devi saltare addosso con una buona idea, capito? Ho capito. Come hai fatto? Non l'ho fatto perché non volevo niente farlo. Perché? Perché comunque ci sono delle dinamiche che non posso assolutamente dire, perché mi è stato comunque detto. Scusa, ma ce lo siamo poi detto adesso, cos'è, no? Più o meno sì. A me quello mi serve capire. Devo stare attento che ho fatto arrivare la roba. Cioè vuoi dire che c'è qualcosa delle features funzionanti di questa piattaforma che non mi hai detto? Sì, qualcosa c'è. Di fondamentale? No, anche per me c'è un cazzo. I fondamentali vieni di dare in 60 secondi. Ma non senti neanche per farlo. Vabbè, chi se ne frega. Al momento in cui se riesce a fare traction, viene degli altri.
Sì, no, sì. Mi ponevo al conto di culo, cioè, perché la prima dell'area per fare. Allora, attualmente questo è il ciao. Questo è il figura che ho impiegato. Questa è una cosa che io ho detto in senso anche ieri, quando sono con lei, non date una connotazione geografica a un progetto che può avere una dimensione globale. Perché si vede una cosa, cioè non c'è neanche il come si chiama? Come si chiama? Quindi,
Yeah.
parla per far lavorare tutti questo po' delle pause insieme per i vari professionisti. I coach professionisti partono da qua. Infatti potrei anche approfondire un livello. Volessi un giorno, faccio un master o un corso di servizio, quindi la validazione a coach professionisti. Posso anche il primo modulo con la ragazza che sono di voi, forse non c'è, per esempio, quando parlo con lei per approfondire insomma, fare un corso di professionista è anche un'opzione di valutare già l'ho fatto nell'organizzazione che è questo è allora il mio braccio che è anche un braccio anzi deve essere un braccio perché è una marcia messa bisogna costruire un intervento per me c'è una passione una volta che le sai, non ci lasciamo poi anche. Ma no, poi ce l'ho fatta, quindi
Ma io mi sono preso il range, la pacchetta, la parentesi dei 25-30 per 5-10-70, però per capire bene come strutturare, perché voglio che questa sia una cosa importante ma sia complementare. A 30 sono un po' troppo. Tu 88 quindi sei? 25. No, dico 5 anni per dire no, è un discorso che adesso è quasi derogato, proprio un piano di diventa qualcosa di importante e complementare, cioè una sorta di secondo lavoro per dirci. E poi come primo, anche se a me piace molto specializzarmi in consulenza, per consulenza inglese, ma proprio sta fatto, secondo diventare un punto di riferimento per il registro startup. Giorgio, qual è l'urbanamento? Qual è la cosa che tu dici? Come fa a spazzare una sorta di non è proprio una... Pronti, partenza, via. Ok, ragazzi, l'ultima news al volo. Il prossimo evento sarà venerdì prossimo dalle 9:30 del mattino fino alle 18 con Augusto Coppola al Must, quindi dentro il centro storico di Lecce. Se volete ci sarà sempre l'Eventbrite che pubblicherò in questi giorni, iscrivetevi là sopra con tutte le indicazioni. Grazie mille, arrivederci.